Ciao bellezze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di mostrarvi tutta la mia collezione di tazze. Sapete che sono un amante delle tazze in generale e quando mi capita di andare in un negozio che vende articoli per la casa e trovo una tazza che mi piace, l'acquisto super volentieri perché appunto mi piace collezionarle e quindi sono pensato di registrare un video dedicato a mostrarvi tutta la mia collezione. Direi subito di partire perché sono parecchie. Ovviamente tutte queste tazze sono state acquistate nel corso degli anni, non le ho prese nello stesso momento, ma si sono proprio accumulate nel corso degli anni. Direi proprio di partire dalla primissima tazza che ho acquistato, che è stata questa di Hello Kitty, tutta bianca e rosa. Questa è veramente tantissimi anni, infatti è anche un po' rovinata. Comunque c'è disegnata Hello Kitty, deliziosa, e poi anche qua dietro c'è una frase con degli orsetti con le ali, molto molto carina. Questa è un ricordo veramente molto speciale perché è stata la primissima tazza che ho acquistato e dopo di questa ne sono arrivate altre mille. Poi ho preso queste due che sono uguali, cambiano i colori, questa verde e questa rosa. Se non ricordo male, queste sono di Maison du Monde. Queste hanno disegnati i macarons, queste sul tono del verde e dell'azzurro, mentre queste sul tono del rosa, del giallo e dell'azzurro. Sono praticamente della stessa collezione, di due colori differenti. Sì, e se non ricordo male arrivano proprio da Maison du Monde, però hanno appunto un po' di anni, almeno due anni, perché, come vi dicevo prima, le ho acquistate nel corso di questi anni e mi piace utilizzarle, mi piace cambiarle quando bevo il tè o il cappuccino, una cioccolata calda, una tisana, mi piace proprio variare. E poi ovviamente non le utilizzo soltanto io, ma tutta la mia famiglia comunque beve il tè, beve il caffè, il cappuccino, e quindi variamo sempre. Poi queste due, anche queste, come potete vedere, sono simili. Queste hanno il manico, diciamo, molto più piccolino, a differenza di queste. Anche queste devo dire che mi piacciono molto, con questa nella parte alta, questa decorazione geometrica, questa sul tono del verde lime e questa sull'azzurro. Queste le ho acquistate da Casa Shop. Casa Shop è un negozio che vende articoli per la casa, veramente molto molto bello. Ho la fortuna di averlo qua vicino a casa e mi capita spesso di andare a farci un saltino, si trovano veramente delle cose molto molto carine. Però per quanto riguarda il negozio Casa Shop, non c'è effettivamente un sito online dove poter acquistare, e questo negozio non c'è in tantissimi punti in Italia, non ci sono tantissimi punti vendita come ad esempio Maison du Monde, quindi è un po' più difficile da reperire. Però qua a Brescia, se siete di Brescia, si trova questo negozio appunto che si chiama Casa Shop ed è veramente fantastico. Queste appunto le ho prese in quel negozio e sono fatte in questo modo. Vado abbastanza veloce perché comunque sono soltanto delle tazze. Credo che questo sarà un video veramente super super veloce. Poi questa, anche questa mi piace tantissimo, la trovo veramente molto molto elegante, proprio la tazza super femminile, e con questo dettaglio sulla parte alta, non so se si vede, ondulato, lo trovo veramente molto elegante questo dettaglio. È tutta rosa con i pois bianchi, poi ci sono disegnate queste roselline rosa. Questa arriva sempre da un negozio di Brescia, che si trova soltanto a Brescia, quindi se siete della zona e vi può interessare, anche questo negozio è veramente bellissimo, ci sono un sacco di articoli per la casa e si chiama Flora Ricci. Magari di questo, se riesco a reperire il link, vi lascio il sito del link qua sotto nell'info box. È un negozio bellissimo, se siete della zona, se siete di Brescia dovete assolutamente farci un salto, specialmente per Natale, ci sono di quelle cose favolose. Questa appunto l'ho presa in quel negozio e la trovo stupenda, veramente, forse tra tutte è una delle mie preferite. Poi ho questa coppia di tazze che ho preso da H&M circa due annetti fa, anche queste, però potete trovare qualcosa di simile sempre di H&M, l'ho vista recentemente. A differenza di tutte le altre, queste sono molto più basse, molto molto più basse e più larghe. Sono tutte bianche con la scritta in oro lucido. Su questa c'è scritto "Sei fantastico", mentre su questa invece c'è scritto "Lo so". Le trovo veramente molto molto belle e queste le tengo anche nella credenza della sala, in vista, mi piacciono molto. Poi questa è tutta azzurra, con questi colori pastello, con questi triangolini azzurri e la scritta rosa. L'ho presa sempre da Flora Ricci, quindi lo stesso negozio che dicevo prima di Brescia, dove ho acquistato anche questa con le rose.
acquistate in periodi diversi, ovviamente adesso sicuramente non saranno più reperibili, non si troveranno più perché appunto le ho prese entrambe un anno e mezzo, 2 anni fa, forse questa l'anno scorso, non mi ricordo, sì, forse probabilmente questa l'anno scorso, ma questa invece è più datata. Però sicuramente ce ne saranno tante altre molto carine. Anche questa mi piace molto, questa tazza la utilizzo spessissimo per bere il cappuccino e mi piace un sacco l'abbinamento di colori, il rosa e l'azzurro come colori pastello, trovo che siano veramente molto molto bene insieme. E questa è un'altra. Poi ci sono queste due, che in realtà sono dei bicchieri, non sono delle tazze. Anche questi arrivano da Casa Shop. C'erano di diversi colori questi, li ho presi l'estate scorsa o l'estate precedente. Forse non l'estate precedente, l'estate del 2015, sì, mi sa di sì. Sono in plastica dura. Ho scelto il colore fucsia e il colore azzurro Tiffany. Questi bicchieri mi piace molto utilizzarli d'estate, magari sulla tavola, in giardino, li trovo veramente super super estivi, poi appunto sono in plastica, quindi anche se cadono non si rompono. Ho voluto lo stesso inserirli in questo video, anche se effettivamente non sono proprio delle tazze, sono veramente deliziosi. Poi ho questa di Starbucks, questa l'ho acquistata a Parigi, quando viaggio mi capita spesso, quasi sempre, di acquistare qualcosa da Starbucks, una tazza che mi ricorda il viaggio che ho fatto. Questa appunto arriva da Parigi, tutta bianca con il logo verde di Starbucks, di questo modello c'era anche la versione piccolina da caffè, veramente deliziosa, carinissima, però visto che io non sono un amante del caffè, non l'ho acquistata, ho preso questa. Di solito quando vado da Starbucks prendo sempre soltanto una tazza, non ne prendo più di una uguale, a parte una volta c'è stata, abbiamo fatto un piccolo, come dire, una piccola furbata io e Ste, eravamo a Valencia ed eravamo appunto da Starbucks, stavamo facendo colazione e ci avevano dato il cappuccino non nella classica tazza di plastica, di carta che poi si butta, usa e getta, ma ci avevano dato in una tazza gigante, un po' stile questa, quindi sì, più o meno come grandezza, fatta in questo modo, con il logo e il rilievo di Starbucks, però non colorato, era una tazza tutta bianca. E ce la siamo portate via, le abbiamo prese, abbiamo bevuto il cappuccino, poi siamo andate via, abbiamo portato via anche le tazze dal tavolo, ma non diciamolo a nessuno, perché non erano in vendita, mi dicevano talmente tanto, non erano in vendita, quindi ce le siamo portate a casa di nascosto, però sono a casa di Ste, quindi non ho modo di farvele vedere, però più o meno erano fatte come questa, tutta tutta bianca, la grandezza sì, sono veramente giganti tipo questa, infatti quando faccio il cappuccino in questa tazza devo veramente abbondare con il latte perché sennò non si riempie. Comunque più o meno è fatta come questa, è tutta bianca con il logo e il rilievo di Starbucks, che però ecco, non ho modo di farvela vedere perché sono proprio d'estate, ne abbiamo prese due di quelle, una per me e una per lui, e ci piacciono tantissimo. Comunque tornando un attimo a questa di Starbucks, mi piace molto come la forma, perché parte un po' stretta, si allarga verso il centro e poi sale ancora leggermente più stretta. Mi piace molto la forma. Le tazze di Starbucks effettivamente hanno un costo abbastanza alto, però mi piace sempre acquistarne una quando viaggio per l'Europa o in America e mi capita di essere da Starbucks, sempre sempre ne acquisto una. E infatti, sempre restando in tema Starbucks, questa, se non ricordo male, arriva da New York, dal nostro primo viaggio a New York 2 anni fa. Questa è la classica tazza di Starbucks, quella che si vede veramente ovunque, in plastica rigida, tutta trasparente con il logo verde, la sua cannuccia, il coperchio. Questa mi capita di utilizzarla molto di più in estate per bere un tè fresco, una bevanda fresca, magari anche un frullato di frutta. E veramente fantastica, anche questa l'ho pagata più di 15 euro, però mi piace tantissimo. Poi ho uno splendido ricordo del mio primo viaggio a New York che non posso assolutamente, che non dimenticherò mai. Restando in tema insomma di queste tazze col coperchio, c'è questa di Mr. Wonderful, in realtà di queste ne ho altre due in versione più piccoline, questa non mi sono dimenticata di prenderla. Comunque questa è tutta bianca con questa striscia, questa è sempre in plastica, è in plastica rigida, con la striscia, questa striscia insomma rosa, con le classiche scritte in spagnolo, con questi font bellissimi, questi disegnini molto carini, è in stile proprio Mr. Wonderful. Poi c'è il suo tappo,
Questo tipo di tazze mi capita, tazze, bicchieri, mi capita di utilizzarle tantissimo in macchina, magari riempio il bicchiere di tè fresco, di acqua fresca, di acqua e menta magari durante l'estate, oppure anche di caffè, di cappuccino se sono di fretta, lo tengo in macchina e me lo bevo durante la, e bevo, insomma, il cappuccino durante la strada, è veramente molto comoda perché non si rovescia. E poi veramente deliziosa, cioè bellissima. Questa, se non ricordo male, l'ho acquistata 2 anni fa, quindi non so se potete trovarla ancora sul sito di Mr. Wonderful, però se vi può interessare, se vi può piacere, provate a dare un'occhiata, magari potete trovarla ancora. Poi, sempre appunto restando in tema di queste tazze di questo genere, ho questa acquistata, penso sia sì, tra tutte l'ultimo acquisto, presa da Maison du Monde, sì, con i saldi, quindi pagata pochissimo. Qua questa ha il coperchio in gomma, è in porcellana la tazza, a differenza di questa che è in plastica, quindi è un po' più delicata, e questa non la porto in giro perché ho paura di romperla, quindi la utilizzo soltanto qua a casa. Tutta bianca con questi colori pastello, queste forme geometriche che mi piacciono molto. E l'ultima di questo modello è lei, di Mr. Wonderful. Questa l'ho acquistata circa 2 annetti fa, è tutta bianca con questa scritta "Oggi è un buon giorno per sorridere", con il coperchio di plastica in gomma. E adesso queste tazze le potete trovare anche con le scritte in italiano. Mi piace molto, però anche questa l'utilizzo soltanto a casa, appunto perché la tazza è in porcellana e non voglio rischiare di romperla portandomela in giro, e questa è carinissima per farci questa, ma come anche questa o come tante altre, sono veramente carinissime per scattare una bella foto per Instagram. C'è questa di Maison du Monde, questa l'ho presa con la prima collezione in stile nordico, quindi anche questa risale a circa 2 anni fa. Questa è una tazza molto più alta e più stretta rispetto a tutte le altre, con questi colori, con questa scritta dei colori pastello che mi piacciono sempre molto. Maison du Monde in queste cose non sbaglia assolutamente, ma mi piacciono tantissimo le tazze in generale di Maison du Monde. E questa si però appunto ha un po' di anni ormai, quindi sicuramente non potete trovarla più. Però ho visto la nuova collezione di Maison du Monde ed è favolosa, bellissima. Tra tazze, piattini, oggetti decorativi, c'è veramente da perderci la testa. Poi ci sono queste due che sono delle new entry, sono arrivate da poco nella mia collezione, sono tutte e due di Mr. Wonderful e sono anche molto simili per quanto riguarda la forma. Questa è tutta bianca con la scritta "Se puoi sognarlo, puoi farlo". Questa, se non ricordo male, mi è arrivata con il regalo per la festa del papà. Mi è piaciuta tantissimo, mi piacciono un sacco i font, il tipo di font che Mr. Wonderful sceglie di utilizzare sui loro oggetti. Poi c'è questa con la scritta "Il mio superpotere è poter stare con te", anche qua i font. Top, mi piacciono tanto, con tutte questi piccoli cuoricini, chiavette, insomma, pois un po' sparsi qua e là, sembrano quasi dei confetti, pacchettini regalo, deliziosa, molto bella anche questa. Mi piacciono come curano le tazze nei minimi dettagli, veramente, anche le confezioni di queste tazze sono veramente molto molto belle, perfette anche per fare un regalo. E l'ultimissima, sì, è questa di Anthropology, questa l'ho presa a Londra lo scorso febbraio, l'anno scorso, ho scelto questa ovviamente con la mia iniziale, la classica tazza, la più famosa di Anthropology. È una tazza super capiente, gigante, l'ha presa anche Ste con la sua iniziale, fino a poco tempo fa era a casa sua e poi l'ho portata qua perché ci capita di bere il cappuccino, il tè molto meno, e quindi ho detto aspetta che me la porto a casa, poi quando andremo a vivere insieme me la riporto lì. E anche questa mi piace molto, la trovo bellissima. E niente, queste sono tutte le mie tazze. Fatemi sapere se anche voi fate collezione di tazze, se vi piacciono in generale. Io vi mando un grosso bacione, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!